Alla fine dell'ultimo episodio ci eravamo lasciati così. Ciao. Aspetta, aspetta, aspetta. Secondo me stiamo un pochino correndo troppo. Ciao a tutti ragazzi, bentornati finalmente sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Con piacevole sorpresa siamo già a 733 iscritti sul canale. Ragazzi, sono davvero davvero molto contento e non vedo l'ora di arrivare ai miei primi 1000 iscritti qui su YouTube. Quindi ti consiglio, se sei nuovo o se ti guardi video da non iscritto, iscriviti. Sul mio canale troverai questa nuova serie che sto inaugurando con questi episodi. Questo è il terzo episodio di questa nuova serie dove ti porto con me nella mia carriera calcistica. Quindi ti racconto tutto quello che mi succederà, se sto migliorando, dove sto giocando, come stanno a 360 gradi tutto quello che sto facendo. Non vi andrò a nascondere niente, quindi se ci saranno momenti positivi ve li riporterò, i momenti negativi non li censurerò, ma li vorrò condividere con voi. Quindi lasciatemi un bel mi piace e fatevi sentire, perché più ci siete più produrrò contenuti. Ma le cose belle non finiscono qui, perché ovviamente sul canale arriveranno molti video informativi, quindi riguardanti sia il calcio che la palestra. Il mio scopo è quello di, tramite la mia esperienza, portarvi contenuti informativi utili per migliorarti come calciatore. Quindi se ti piace questo tipo di contenuti, ti consiglio di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i prossimi video. Ma detto questo, passiamo al sodo e andiamo a parlare di quello che è successo. Allora, l'ultimo video ragazzi vi ho lasciato con un piccolo interrogativo, cioè cosa faccio? Scelgo di andare in un posto dove magari gioco, quindi ho minutaggio, oppure sacrifico questo tipo di impostazione di stagione calcistica per andare in un contesto magari più alto, più importante, dove magari ho meno possibilità, ma sicuramente dovrò molto di più da assorbire da questa nuova esperienza? Beh ragazzi, dall'ultimo spoiler della fine dell'ultimo video vi avevo fatto capire che qualcosa era successo. Infatti sono stato chiamato per fare la preparazione atletica pre-campionato, quindi quella piccola finestra di allenamenti che di solito precede l'inizio di una stagione calcistica, dove appunto tutto lo staff e i giocatori si preparano all'inizio della stagione, valutando quelli che sono magari i giocatori da prendere, i giocatori da magari da scartare, e nel contempo dove fare moltissima preparazione atletica, quindi allenamenti, corsa, tutto quello che riguarda ovviamente la pre-season. In questo caso sono stato chiamato da una società di eccellenza per fare la preparazione atletica con loro, e in questo video vi porto la mia prima settimana di preparazione atletica in eccellenza. A shot in the dark, a past lost in space. Where do I start? The past and the chance. Primo giorno di preparazione andato, sono distrutto ragazzi, speriamo meglio domani. Ragazzi, si parte dal primo giorno a cannone. Vi ricordo che siamo in eccellenza, davvero molto ma molto pesante la preparazione atletica, è completa direi, perché non siamo limitati a conoscerci come magari è successo nelle altre passate preparazioni atletiche pre-season che ho fatto in altre squadre, in altre categorie, ma davvero dal day one si è lavorato tantissimo. Il secondo giorno è iniziato come il giorno precedente, siamo andati al campo al solito orario, ci vedevamo alle 2 al campo, 2 e mezza ci vestivamo, alle 3 uscivamo. Il menù del secondo giorno è stato un po' diverso, perché abbiamo
abbiamo lavorato su due gruppi differenti. Ci siamo divisi, un gruppo lavorava con il preparatore atletico e un gruppo lavorava con il mister. Poi al contrario si cambiava: il gruppo che aveva lavorato col mister passava col preparatore, il gruppo col preparatore passava col mister. La corsa è stata la parola chiave della prima settimana, cioè abbiamo davvero corso tanto. E per corso tanto non intendo come corsa lineare, quindi giri di campo, ma proprio abbiamo fatto una serie di esercizi che ci hanno portato giorno dopo giorno ad acquisire resistenza. Facevamo i 600 metri, i 500 metri, i 400 metri, i 300, i 200, fino ad arrivare ai 150 e ai 100 per poi risalire. Quindi una sorta di piramidale, sia a scendere che poi a salire. Passati col secondo gruppo, il mister ci ha un pochino introdotto il suo stile di gioco, cosa voleva dai calciatori. Poi ovviamente individualmente ci ha preso, ci ha chiesto dove volevamo giocare. Io gli ho detto quello che volevo fare e dopo questo breve colloquio abbiamo iniziato il lavoro tattico. Ragazzi, secondo giorno di preparazione atletica, sono già veramente provato, però ci dobbiamo adattare a questi ritmi. Quindi ragazzi, che dire, partiamo con un altro giorno importante di preparazione atletica. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside there's nowhere we can hide. No matter what we breathe, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. All the sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade, looking cold and out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you, don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Arrivato al quinto giorno, la fatica e il lavoro accumulato si faceva davvero sentire, tanto che ogni giorno siamo con lo stretching, allungavo tutti i muscoli cercando di levare un po' di acido lattico, alleggerire il lavoro della giornata precedente. La cosa più importante era quella di trovarmi sempre pronto il giorno seguente a poter effettivamente sostenere un altro giorno di lavoro. I giorni di allenamento non sono mai stati gli stessi uguali, ma ovviamente erano composti da quel tipo di esercizi. Cosa voglio dire? Facevamo le andature, poi facevamo il piccolo riscaldamento con la palla, poi facevamo la solita corsa, quindi il lavoro aerobico, poi passavamo magari a fare qualche lavoro a pressione e poi magari terminavamo con una piccola partitella, ovviamente sempre a pressione ragazzi, mai abbiamo allentato quel tipo di ritmo, quel tipo di intensità. Tutto sommato mi sono trovato bene e rispondevo bene ai tipi di esercizi, quindi agli stimoli che mi venivano offerti dalla società. Ancora mi sentivo in una fase di transizione, quindi in una fase dove magari dovevo prendere quel tipo di ritmo perché sentivo proprio che non era mio. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Giorno di questa settimana di preparazione atletica si chiude con il mister che cerca di fare più partite a pressione, più magari più trame di gioco per capire effettivamente chi gli poteva servire di più, chi gli poteva servire meno. Questa settimana siamo stati davvero davvero tanti, quindi è stato molto difficile anche per chi magari sceglie i giocatori andare a capire chi magari può servire di più e chi magari può servire meno. Ad esempio penso che molti ragazzi che meritavano magari sono stati messi di lato. Nel calcio non c'è mai un parere oggettivo, c'è un parere molto spesso soggettivo, quindi ad esempio magari il calcio viene visto da una persona che magari la pensa in una maniera, un'altra persona può pensare totalmente in un'altra maniera, e questo vale pure per gli allenatori. Ragazzi, qua ho il verdetto di quello che succederà. Ma tutto questo non voglio spoilerartelo perché voglio fartelo godere nel prossimo video che uscirà qui sul canale, quindi ti invito un'altra volta a iscriverti al canale e attivare la campanella
perché davvero ragazzi mi aiutate tanto e mi fate divertire di più ancora a pubblicare questi contenuti, perché so che c'è una bella community che li aspetta. Detto questo ragazzi, ci tengo a precisare che questa opportunità non nasce dal nulla e penso di essermela guadagnata in tutta quest'estate, ma in tutti gli anni precedenti che ho lavorato per arrivare a questo progetto qui. Sono molto contento di aver fatto questa prima settimana di preparazione atletica con l'eccellenza. Ragazzi davvero è stata tanta roba avere la possibilità di confrontarsi con giocatori che comunque sia sono di categoria superiore, che hanno fatto magari la Lega Pro, che hanno giocato la Serie D, che hanno vinto campionati d'eccellenza. Prima di chiudere ti volevo parlare di come mi sono organizzato in questi giorni di preparazione atletica sotto il punto di vista dell'alimentazione, dell'allenamento e dell'integrazione. Per quanto riguarda l'alimentazione, ho saltato una dieta ipocalorica di 1.900-2.000 calorie giornaliere, da un lato iperproteica ma dall'altro anche alta in carboidrati, cioè nel senso avevo da un lato le proteine che mi servivano per mantenere la mia massa muscolare, dato che poi ci arriveremo non mi sono allenato e intendo in palestra, dall'altro lato invece alta in carboidrati per consentirmi la possibilità di avere l'energia ogni giorno dopo giorno per allenarmi. Per quanto riguarda l'integrazione è rimasta invariata a quella dello scorso video. Se magari te la sei persa ti lascio un link da qualche parte che ti rimanda al video per magari vedere come integro e cosa assumo. Per quanto riguarda invece l'allenamento, ho staccato la prima settimana di preparazione atletica completamente la palestra, questo perché volevo assicurarmi la possibilità di adattarmi meglio a uno stimolo nuovo, che comunque sia ragazzi non è che sapevo quello che saremmo andati a fare, quindi cosa avremmo fatto giorno dopo giorno, quindi non sapendo i carichi di lavoro e non sapendo cosa facevamo effettivamente ho deciso meglio lasciare stare questi 6-7 giorni, mi faccio una bella settimana di stop che male non mi fa, però ovviamente mi espongo a uno stimolo nuovo, quindi ragazzi penso di aver fatto nel complesso molto ma molto bene a scegliere questa situazione qua, perché abbiamo fatto carichi di lavoro specialmente a livello aerobico, quindi di corsa ma anche di forza, perché tutto l'allenamento di intensità col pallone eccetera eccetera, quello va a stimolare sempre un lavoro di forza, quindi ragazzi sotto il punto di vista delle gambe, pur non essendomi allenato in palestra, mi sono sempre comunque sia allenato con la squadra ed è stato davvero davvero tanta roba, il lavoro si è sentito davvero tanto. Quindi ragazzi vi lascio con questo piccolo interrogativo: sarò stato preso? Sarò stato scartato? Cosa c'è in questo foglio? Ragazzi lo vedremo tutto nel prossimo video. Ciao ragazzi.